Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con una nuova serie. Oggi siamo qui con un gioco fantastico, un gioco che sprigiona 8 bit da tutti i pori. Siamo qui con Shovel Knight. Shovel Knight è un platform action che è uscito, se non sbaglio, a luglio, o forse anche prima, giugno-luglio di quest'anno. E è veramente un gioco bello, abbastanza complicato, abbastanza difficile. Ci troveremo a morire diverse volte, però è veramente un bel gioco. Vi farò vedere, capirete anche con me come mai è bello. Allora, iniziamo una partita. Teoricamente dovrei avere, esatto, già il mio personaggio. Vedete, 11 ore di partite e praticamente ho completato, sto facendo il New Game Plus e vedremo di fare invece una nuova avventura. Confermiamo con A e iniziamo il nome e facciamo abbreviato un bel B2P, senza stare a scrivere per due ore. Ok, facciamo Dan qua sotto. E ok, ecco qui il nostro personaggio e andiamo ad iniziare. Non penso di volerlo completare al 100% ragazzi, perché è difficile. Quindi vediamo di iniziare e di capire com'è andata la storia di questo Shovel Knight. Iniziamo quindi con questo profilo. Ok, choose this profile, yes. E vediamo la storia alla base di questo Shovel Knight. Tanto tempo fa nel land were untamed, ok, were untamed and roamed by legendary, ok, non lo so, vabbè, ci sono avventurieri leggendari. Di tutti gli eroi nessuno era luminoso come lo Shovel Knight, lo Shell Knight, sarebbe il cavaliere della pala e il cavaliere dello scudo. Però durante i loro viaggi finiti alla Torre del Fato, sono finiti alla Torre del Fato, dove un amuleto magico li ha marchiati. Quando Shovel Knight, quando si è svegliato, la torre era stata sigillata e lo Shell Knight se n'era andato. Con il suo spirito a pezzi, uno Shovel Knight ha iniziato una vita di solitudine. Ma senza campioni, nelle terre è arrivato un potere di viltà. L'incantatrice ha fatto l'ordine senza quartieri. Ha creato l'ordine senza quartieri. Adesso la torre non è più sigillata e la devastazione è ovunque. Una nuova avventura sta per iniziare. Ok, quindi andiamo a saltare, diciamo, saltare è finito, quindi non saltiamo niente. Siamo pronti, quindi dig in. Eccoci qui con il nostro Shovel Knight, che è fantastico, e a questo metto. Ok, i comandi quindi saranno pochissimi, dovremo solo saltare e colpire con la nostra pala. Potremo anche colpire verso il basso, colpire verso l'alto se non sbaglio, no, colpire verso l'alto ci fa attivare gli oggetti, ma che adesso non abbiamo. Nel menu start avremo il menu delle opzioni, option fit, roba del genere. Nel game che, ok, ragazzi possiamo cambiare il linguaggio, wow che figo. Ok, c'è l'italiano, sono felicissimo. Ok, continuiamo quindi, andiamo a vedere invece nel menu delle reliquie, possiamo avere reliquie o il nostro equipaggiamento. Per adesso abbiamo la pala base e il nostro la nostra armatura. Abbiamo oggetto, quindi mi sa che è una traduzione un po' fatta con i piedi, però comunque era nel gioco base, non è installato niente. Allora, con la nostra pala potremo andare a levare di torno questi gruppi di roccia dove raccoglieremo dei gioielli che saranno la valuta del gioco. E poi naturalmente ci saranno dei nemici da uccidere. Ragazzi, è un platform, quindi tutto abbastanza semplice. A volte ci saranno dei passaggi segreti, controllate bene. È un gioco molto vecchio stile, per chi ha già giocato ai platform. Io vi parlo per quelli per lo SNES o addirittura per il NES, per il primissimo NES. Sapete a cosa mi riferisco. Comunque iniziamo e continuiamo a questo punto questa avventura nel nostro Shovel Knight, non pensando più al passato, ma pensando appunto a quello che ci troviamo davanti. Quindi vediamo di saltare di qua, ce la facciamo. Ok, ci ho giocato, l'ho finito, mi ci sono incazzato tantissimo, però ho perso anche un po' la mano in realtà, quindi probabilmente mi vedrete morire diverse volte. Allora, qui sopra forse ci abbiamo un qualcosa, no, non ci abbiamo niente da prendere, quindi spacchiamo questo. Io di solito tendo a spaccare tutto, anche perché comunque ovviamente ci sono delle gemme nascoste a giro, quindi più spacchiamo, più gemme abbiamo, più soldi abbiamo, più roba compriamo, più fighi siamo. Questa dobbiamo fare così per saltare oltre, molto semplice. Adesso iniziamo invece a vedere. Allora, questo è il primo checkpoint, non ho ancora capito che cazzo significa il colore della fiamma, perché cambierà, a volte sarà verde, a volte sarà giallo, a volte sarà rosa, non ne ho idea.
Mentre qui possiamo andare, dunque, vediamo se qui possiamo prendere qualcosa, non possiamo fare niente. Ok, vediamo di saltare lì sopra. Anche questo e anche questo. Ok, ce la facciamo. No, dobbiamo rifare tutto da capo perché siamo fighi. Comunque i checkpoint li possiamo spaccare. Ci daranno delle gemme belle costose, però ovviamente rinunceremo a quel checkpoint. Non ho intenzione di fare il ganzo e spaccare il checkpoint, anche perché poi so che me ne pentirò. Quindi evitiamo. Aspettiamo che giunga questa piattaforma, prendiamo la monetina e saltiamo oltre spaccando queste due cose. Ok, abbiamo già 665 e qui troviamo il primo nemicone, ovvero il drago. Basterà saltargli sulla testa fino a che non morirà. Molto semplice. Morirà e ci dropperà un bel po' di soldi, come vedete. State attenti, a volte questi nemici droppano anche delle bombe e vi fanno male, sono fatte apposta per ingannarvi. Questo vi sarà il primo scheletro invece. Questi teschiettini li possiamo tirare addosso a lui e faranno del danno, però ancora non ho capito sinceramente a cosa servono, oltre che a palleggiarci sulle pareti così. E intanto scendiamo spaccando questi blocchi e andiamo di sotto. Ok, allora qui avremo il primo dei pezzi nascosti, diciamo. Come vedete qui c'è questo simbolino, cambierà di livello in livello questo simbolino, ci farà capire, a volte non c'è, però quando c'è vuol dire che c'è una parete nascosta, e cliccandoci la spaccheremo e andremo appunto a attraversare questa zona in questo momento. Allora, questo qui invece, come vedete, non c'è nessun simbolino, ma è un'altra parete nascosta. Qui ci sono questi due blob che rischiano di farci male a breve, quindi state buoni, non mi garbo nei combattimenti con stretto così. Andiamo di sotto, saltelliamo, eccoci qui. Allora, qui questo qui lo spacchiamo subito e stiamo attenti allo scheletro. Di qua ci dovrebbe essere una cosa extra, stiamo attenti allo scheletro perché è abbastanza veloce. Qui c'è nessun nemico, ok, qui c'è la prima delle cose extra, ovvero una canzone. Queste canzoni le dovremo consegnare a un bardo che troveremo nel primo villaggio, ci saranno due villaggi, sì, due. E consegnandogli queste canzoni lui le imparerà, ci pagherà 500 monete, mi sembra, o 250 a canzone. E lui imparerà queste canzoni e potremo chiedergli di suonarle. Intanto andiamo a spaccare anche questo deposito e ci darà 45, niente di che, però comunque meglio di niente. Andiamo a saltare di qua e andiamo a uccidere questo, ok. A volte calano un attimo, non gli FPS, però cala un pochino insomma la velocità del gioco. Non riesco a capire come mai, comunque... Spacchiamo anche questo deposito, prendiamo quello che c'è dentro e andiamo a... Ecco, tipo adesso, come vedete, non ho idea del perché. Ok, sembra che tipo non ce la faccia a reggere il gioco il processore, ma vi posso assicurare che non è così. Vediamo di... Ok, raccogliere quello al volo grazie al nostro amico draghetto. No, eccoci. Abbiamo preso un danno, vabbè, niente di che. Come vedete la nostra vita... Ah, la vita funziona che ci sarà pallino pieno, pallino mezzo e pallino vuoto. Quindi in questo momento abbiamo, diciamo, 8 punti vita in totale e abbiamo 7 su 8. Questo qui invece di solito ci saranno dei polli o delle bombe dentro. I polli ricaricheranno appena la vita, come in questo caso, e le bombe invece ci faranno del male. Mi sembra 2 punti danno le bombe, non lo so, non me lo ricordo preciso. Comunque cerchiamo... di spaccare il più possibile per prendere tutte le gemme. Infatti, come dice, qualche d'uno ogni tanto ce n'è. Andiamo di prendere tutto il prendibile. Ok. E andiamo avanti. Dovremmo essere a un checkpoint, esatto. Questo qui ovviamente lo facciamo così. E qui, se non ho sbaglio, ci sono morto diverse volte. La prima volta che ho fatto questo livello, perché iniziamo a trovare gli extra qui. Allora, saliamo di sopra dalla scala. In questo punto avremo la possibilità di andare a destra, a sinistra e... cioè a destra o su. Andando a su andremo avanti, diciamo, nel percorso base del gioco. Andando invece qua a destra andremo a sbloccare un'altra canzone, che però sarà molto più difficile della prima. Se non sbaglio dovremo saltare su delle bolle. Vedremo un pochino di... Tanto raccogliamo questa roba, tanto la potremo raccogliere anche dopo. Ma tanto siamo duri e cadiamo, quindi la possiamo raccogliere anche ora. Ah, ce l'ho fatta. Vediamo di... Nope. No, mo, madonna, mi sa duro. Dai, vieni. Ok, andiamo a raccogliere anche... Non ci posso credere, Nicolas, riprenditi, su. Andiamo a raccogliere, dicevo, anche quella monetina e andare a prendere anche la nuova canzone. Siamo nel 2012 con i soldi, come dire. Vediamo questa, andiamo di là. Oh yeah. Ok, siamo pronti. Quindi, 1, 2, oddio, mi è andata bene. Il fatto è che poi dovremo anche tornare indietro, avete capito? Se moriamo, lasciamo i nostri soldi lì. Altra canzone.
non ci viene detto il numero della canzone, ma ci saranno dei numeri. Poi mi dà una noia quelle, danno una noia quelle cose dietro, quelle onde dietro, che non avete idea. Comunque ce l'abbiamo fatta senza morire. Vabbè, tanto questa cosa qui non ci piace proprio, quindi ci vediamo ancora un'altra volta il drago per essere tranquilli. Andiamo qua sopra e andiamo ad avanzare di qua. Allora, qui avremo un'altra cosa nascosta, dovrò però vedere, oltre a questa qui che ovviamente c'è lo scheletro. Queste pietruzze qui ci daranno ben 200 all'una, quindi ragazzi raccogliete quello che trovate. Qui avremo, oltre al draghetto simpaticissimo e carinissimo, avremo anche una zona iper nascosta qui. Zona che comunque era intuibile, vi farò vedere da dove, intanto prendiamo questa roba. Era intuibile da sopra, perché da questa zona si accede a questo forziere. Il forziere si apre semplicemente picchiandoci la palla e poi andando a avvicinarci. Dentro ogni forziere ci saranno comunque diverse gemme, di solito una gemma viola ce la troviamo. Allora andiamo a saltare qua sopra e no, non era qui il percorso segreto sopra, ok. Allora, questo drago tirerà dritto? Sì, va bene drago. Se non sbaglio però ne arriveranno altri, esatto, eccolo qui. Ok, abbiamo ucciso un drago in volo, siamo fighi. Ok, saltiamo di qua, dovrebbe arrivare forse un altro drago, esatto. Ok, ci è andato benissimo e saltiamo oltre la piattaforma. Eccoci qui, allora questo fa incazzare un monte perché quando saltiamo qui sotto arriva il drago e ci sputa le bolle. Qui stiamo attenti perché se uccidiamo il drago quando siamo sul buco, caschiamo di sotto. Quindi dovremmo cercare di far tornare semplicemente indietro il drago. Ok, un colpo alla volta dovrebbe tornare indietro fino a lì. E però come vedete poi rischiamo di, esatto, di morire, di far... No, vabbè. Abbiamo perso un po' di gemmettine, però lì non mi vorrei... Ok, l'abbiamo presa. E andiamo avanti, di qua. Dovremmo essere abbastanza vicini al nostro boss. Stiamo attenti qui perché lo scheletro del cazzo ci vuole buttare di sotto. Qui abbiamo... Andata bene. Abbiamo, diciamo, una mini piattaforma. E qui, ok, quindi niente di particolare. Semplicemente dobbiamo andare a budellare ogni blocco di roccia. Quando colpiamo verso il basso, per interrompere basta dare un colpo orizzontale, quindi colpo e come vedete si smette di scavare, se no rimane sempre in quella posizione finché non premiamo altro. Lo sto premendo sulle tasti direzionali per mandarlo a spaccare il prossimo blocco di sabbia. Quindi sto spaccando queste due, nel me che vedo infatti ce n'è una terza maledetta nascosta. E andiamo a liberare questa zona, ci dovrebbe essere un bel coso, nient'altro, bene. Dovremmo essere vicini al boss di questo livello. Ok, raccogliamo questi oggetti, saltiamo sulla scala, andiamo di sopra e... Ok, qui abbiamo un'altra cosa nascosta, che però la dobbiamo raccogliere quando... Ok, il drago è di sopra. Allora, abbastanza semplice, a dire la verità, niente di particolare, però ho rischiato di morire. Allora, dicevo, quando si muore si lasciano un po' dei nostri soldi in quella posizione, ripartiamo dal checkpoint e dobbiamo andare a recuperarli. Attenzione qui, ok, bene. Siamo passati oltre, quindi dovremmo essere tipo al checkpoint finale, se non sbaglio. Quindi vediamo di non morire per delle cazzate, perché tanto succede sempre così, appunto. Infatti mi sono preso un danno senza motivo. Abbiamo il checkpoint finale qui davanti. E ragazzi, di solito, tranne mi sembra in un caso, al checkpoint prima del boss c'è questo pollo. Quale è il checkpoint, quanti checkpoint mancano alla fine, lo vedete se morite. Sì che ora non ve lo voglio far vedere, quindi non morirò. Comunque abbiamo il primo nemico, il Black Knight, il Cavaliere Nero. Sapevo che prima o poi ti saresti fatto vivo, codardo ceruleo. Torna sui tuoi passi, Shovel Knight, qui non c'è più niente per te. Fatti da parte, Black Knight, non sono qui per discutere con te, devo tornare alla Torre del Destino. La tua assenza ha offuscato i tuoi sensi, non vedi? Tutta la valle è stata conquistata dall'incantatrice. I suoi invincibili cavalieri dell'ordine degli spietati, ah ok, non ti permetteranno di raggiungere la torre. Ma tutto questo non importa, perché chiunque dia la caccia all'incantatrice dovrà affrontare me. Affila la tua pala. Ok, e ragazzi ci troviamo di fronte al primo boss. Non è facilissimo, però non è facilissimo per i primi giocatori, poi quando affrontate tipo il Death Knight, no il Death Knight, il Ghost Knight, non mi ricordo come si chiama. Questa è una cazzata in confronto. Comunque rischio di morire subito, bravo Nicholas. Ok. Bravo Nicholas, attenzione. Ok, comunque se riuscite ad arrivare al boss del livello senza perdere i soldi siete già a buon punto, eh? Dai, sparami la pallina. No, ok, dobbiamo stare attenti perché ha tre tipi di attacchi. Questo attacco qui,
quello che spara e quello orizzontale semplicissimo. Noi dovremo cercare la tattica migliore, quello di colpirlo dall'alto e evitare anche questa pallina o rispedirgliela contro. Non ce l'ho fatta rispedirgliela contro, rischiamo di prendere un danno. Abbiamo solo 2 punti vita e ci rimangono, lui ce n'ha 3, attenzione, 1, colpito. Trofeo ottenuto, sono vivo. Ok, come sono vivo? Scusa, ma avevo già completato questa cosa, perché me lo dai ora la achievement? Vabbè. Comunque ci viene data appunto questa cosa, ma il Cavaliere Nero fugge, come vedete, il Black Knight. Ok, e dopo ogni livello il nostro Shovel Knight si metterà di fronte al fuoco a riposare e aspettare il giorno successivo, e a volte durante questi suoi sogni andremo a incontrare, nei sogni appunto, l'amico, l'amica Shell Knight, che cadrà dal cielo e noi dovremo andare a recuperarla. Prendila. Eccolo qui, come vedete dovremo andare a... ce la facciamo, presa, ok, e dovremo andare appunto a recuperare la nostra amica. A mattina, muovendoci, scuoteremo il nostro Shell Knight, ma finché non saltiamo non faremo niente. Potremo andare a levare il fuoco per nascondere le nostre tracce, non serve a niente, ci dà solo un po' di soldi, però fanno comodo, e a questo punto ragazzi saremo liberi. E ditemi voi se non sembra Super Mario World questa cosa, è fantastico. Comunque troveremo il villaggio come prima cosa. E nel villaggio troveremo amici. Allora, Farrels ci dice: alto là, niente armi, abbiamo avuto abbastanza preoccupazioni, non vogliamo gente che agita la spada. Oh, haha, non è un'arma, è solo una pala, allora puoi entrare e non dimenticare. Premi freccia in su per parlare con qualcuno. Ok, quindi... ok, non causare guai, guerriero, perfetto, ci insegna questa cosa. Ci saranno questi personaggi stranissimi a giro. E qui ecco a voi il nostro amico bardo. Salve viaggiatore, sono solo un semplice bardo, ma ho un grosso problema. Ho perso tutti i miei spartiti, il mio intero repertorio è sparso per la regione. Se dovessi trovare uno spartito, riportamelo e ti ricompenserò generosamente. Oh, hai 2 spartiti, bene, prendi 500 monete d'oro per ognuno. Fantastico, vediamo, hai trovato il rivale. Black Knight ha un ottimo gusto musicale, avrebbe dovuto studiare composizione. In quel caso però immagino che avrei un rivale. Ora che ho questo spartito potrò suonartelo ogni volta che vorrai, devi solo chiedere. Ok, quindi ragazzi, andando a parlare con lui, salve Shovel Knight, eroe della musica, cosa può fare oggi per te l'umile bardo? Canta una canzone, splendido, cosa vorresti sentire? E qui abbiamo a disposizione le canzoni, sono 46, una roba del genere. Sì, 46, esatto. E possiamo andare a scegliere, per esempio, Che la terra tremi, che se non sbaglio è una cosa fantastica, e poi Gasa il bardo, perché come vedete ha un cazzo di mandolino, sentite cosa suona? Guardate come è inserito. Sembra un bassista metal, madonna. Vabbè, comunque, oh che bel visino, dovresti venire più spesso. Ok, questo non è niente di interessante. Allora, qui invece avremo il potenziamento di rispettivamente salute e mana, oggetto, oggetto, diciamo. Il signor Capra qua sotto. Ah, che ardua decisione, dovrei accrescere la mia magia o la mia salute o masticare una lattina? Secondo me la terza. Perché non compri il mio buono pasto e mi aiuti a restringere la scelta? Va bene, ci costa 1000. Con 1000 abbiamo il buono pasto che ci dovrebbe permettere di aumentare la nostra salute. Portandolo a questo tizio, un buono pasto, dammelo, metterò al lavoro con il mio piatto forte, ok. Ti delizierò con un piatto ben condito, preparo il palato e buon appetito. Ok, lui si mette a cucinare, ci vorrà qualche secondo, e tirerà fuori un fantastico pollo dorato. Una roba del genere, ok, un piatto che ci aumenta la vita di un pallino. Comprando altri altri buoni pasto potremo fare un aumenti di salute. Allora, il capraio qui, ok, perché non compri il mio buono pasto, quanto ci costa questo? 4.500. Aspettiamo, perché vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, di qua invece potremo andare direttamente a comprare l'uso reliquio, sì, ma certo posso aumentare la tua magia, va bene. Oh, ma ancora niente reliquie, ok. Quindi dobbiamo trovare delle reliquie, ok. Allora, qua sotto alle scale troveremo una zona sotterranea della città, dove troveremo innanzitutto queste tre tizie, che ancora non ho capito. Barista, ecco una faccia nuova. Ballerini, seguaci, streghe, capre. Qua sono tutti benvenuti. Ok. Poi avremo ballerina. Oh, quello Spectre Knight. Ecco, questo è lo stronzo. Se qualcuno riuscisse a sconfiggerlo, gli donerei il mio tesoro più grande. Ok. Mentre Stupid dice: oh, povero me, il re del nulla, non ho niente su cui governare, tranne il mio sgabello. King Knight al trono di Pridmoor, quello stupido illuso presto avrà quel che merita. E poi avremo questa tizia, Nonna Palude, da maggio ad aprile usa sempre il badile, il mio terzo occhio conosce inutili informazioni su di te. Inutili informazioni, ragazzi, questa signora è fantastica.
Excavatio, il numero di mucchi che ha escavato è 7. Aurum Infiniosa, la quantità d'oro che ha raccolto è 6177. Tanato refutatum, il numero di volte che sei caduto in battaglia è 0. Che figo. Temporum Perpetuo, il tempo totale trascorso in avventure, 17 minuti e 25. La magia che mi permette di vedere ciò che fai, torna di nuovo e le altre cose troverai. Vabbè. Quindi, grazie all'aiuto, gentile strega. Non sono una strega, vabbè. Comunque, allora, qui a sinistra avremo un minigioco che non faremo adesso. Mentre qui a destra avremo una zona dove ci sono dei tizi che ci vendono roba, tipo Quaker e Shovel Knight. Lo so che è dura, ma non gettare la pala. Ah, che battutona. Poi avremo lui. Salve pesce amico, onore a Retromela. Lo compro. Ah, ok, potremo comprare due calici. Allora, questi calici saranno molto utili. Però prima di tutto volevo comprare da Chester. Allora, il ragazzo blu, non ci crederai alla merce che ho per te oggi. Perché non dai un'occhiata? Va bene. Allora, lui avrà la canna da pesca e la sfera del caos. La canna da pesca sarà utile per recuperare oggetti nascosti a giro per le mappe. In pratica vedremo nel basso della zona brillare e capiremo che lì sotto c'è un oggetto. Gettando la canna da pesca riusciremo a recuperarlo. Mentre questa via è forse la magia più potente del gioco, insieme alla pallina di fuoco che troveremo, se non sbaglio, nel primo livello. Non ne sono sicuro. Comunque, intanto compriamo a 2500 questo, ragazzi, perché è davvero utile. E sfera del caos, come vedete, è apparso il simbolino nell'oggetto. E potremo usarla e farà questa cosa qui, che rimbalzerà e colpirà i nemici. La cosa carina è che dura un pochino e può colpire più volte il nemico. Andiamo a comprare 1500, quindi solo uno di questi calici ci possiamo permettere. Lo compriamo e l'abbiamo sostituito. Per scegliere l'oggetto dobbiamo andare qui e comprare, comprare e sceglierlo con A. Come vedete, adesso abbiamo equipaggiato questo, altrimenti scegliamo questo. A cosa serve? Scusate. Il calice serve per il signor mega pesce, vi farò vedere. Comunque qui abbiamo una tizia che saltella con il cerchio. Qui abbiamo uno che ci dice: sei davvero quello Shovel Knight? Dimostralo togliendo questa sporcizia alla tua palla. Hai visto? Accidenti, incredibile, tu sei davvero Shovel Knight, che bello. E non mi dà niente. E che sto incazzare. Signorina, lei va davanti, ho bisogno di lei. Perché con questa signorina possiamo saltare sopra il tetto, andare a recuperare questa canzone, oltre a questo baule. Quindi recuperiamo tutto. Raccogliamo tutti gli oggettini a destra e a sinistra. E parliamo con il signor Montone, profeta brizzolato, Shovel Knight. Molte prove ti attendono, non disperare, che ogni sconfitta fortifichi la tua risolutezza. Perfetto. Andiamo ad avanzare in questa direzione. Vi farò vedere il signor mega pesce, lo stagno del Tromela. Eccoci qua. Allora, ecco qua, dovremo assistere a questa cosa, ragazzi, purtroppo, ve lo dico. È una specie di trotamela. Tromela, per quello. Quindi, teoricamente, parlandoci, appunto, chi mi ha svegliato, mortale? Ti serve aiuto? Aiutami. Percepisco un calice del Tromela, posso riempirlo di ichore magico? Ichore, non liquore. Ok. Scegli saggiamente il tuo ichore. Allora, io teoricamente non ho mai preso questi due. Diventa invincibile per 10 secondi e assorbe poteri, assorbe tesori. Ho sempre preso questo perché ripristina salute e magia. E in pratica ci dà una seconda vita, diciamo, in battaglia. Sudditi, c'è un nuovo arrivato fra noi che inizi la cerimonia. E qui ci sarà questa specie di balletto con i pesci. Che non è proprio bello, però insomma, diciamo che è una coreografia un po' così. Ok, e dopo tutto questo balletto, che non è ancora finito, maledizione. Ok, però teoricamente ci siamo. Non ci siamo ancora, va bene. Io ho pazienza, mistico pesce mela, però c'è anche la vita del boss, ragazzi, lì. Ok, comunque alla fine sputerà e ci lascerà appunto il bonus che abbiamo scelto. Potremo tornare qui a riempirlo ogni volta che avremo consumato quell'oggetto in battaglia. Ok, ragazzi, allora per questo primo episodio abbiamo fatto, diciamo, il fattibile. Per andare avanti avremo bisogno di battere Spectre Knight e King Knight. Inizieremo da King Knight nel castello, poi andremo a Spectre Knight, la mia nemesi. Questa è veramente la mia nemesi, ragazzi, fra tutti.
E poi andremo appunto ad avanzare, a sbloccare altre cose. Però prima cosa che faremo è proprio questo King Knight nella fortezza di Pridemore. E poi andremo nel giardino del Liccio, nel covo dello Spectre Knight. Ok ragazzi, allora fatemi sapere cosa ne pensate intanto di questa serie. Non è un tipo di gioco che faccio spesso e teoricamente potrei andare a sbloccare anche l'altro calice ora che ci faccio caso, perché abbiamo una nuova canzone, quindi possiamo guadagnare altri soldi. Come vedete, il bardo sente il profumo di spartito da lontano e già festeggia. Quindi, perfetto, immagino che dovete tirare avanti ora che ho questo spartito, vabbè. Quindi avremo abbastanza soldi per comprare un altro calice, o in alternativa un biglietto. No, ci costa troppo il biglietto. Quindi andiamo a comprare l'altro calice nel frattempo. E dicevo, questo non è proprio il genere che faccio di solito, quindi ragazzi, se fatemi un pochino sapere cosa ne pensate. A me il gioco mi è piaciuto tantissimo perché mi ha dato comunque anche una sfida che era tanto tempo che non provavo. Considerate che ho giocato a Dark Souls, ho finito Dark Souls 2 ore dopo aver finito il primo, quindi comunque a livello di difficoltà ero allenato ultimamente, però non è la stessa difficoltà assolutamente, e è un altro tipo di gioco, è una cosa molto particolare. Insomma, mi piaceva, ho detto proviamolo, e quindi che ben venga. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, come sempre se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.